Nike Zoom Vapor Tour 9 è la nuova scarpa di Sua Maestà Roger Federer, che la Nike questa volta ha voluto chiedere a Tinker Hatfield, il designer che ha firmato tanti modelli delle mitiche Air Jordan, di occuparsi anche del design di questa nuova scarpa da tennis, seguendo quelle che sono le volontà di Roger Federer, cioè una scarpa che da un lato ricordi per leggerezza e comfort quelle da running, e dall'altro gli dia anche la stabilità necessaria per i continui cambi laterali, soprattutto che si effettuano su un campo da tennis. È quello che sono riusciti a fare gli ingegneri Nike, creando soprattutto una nuova tecnologia, l'Adaptive Fit, che sono questi inserti sintetici che sono integrati in sostanza al sistema dell'acciatura, somigliano come delle dita di una mano, che permettono di regolarizzare a intervalli diversi la calzata, e quindi sostanzialmente di personalizzare la calzata rendendola più confortevole. In particolare la versione Vapor 9 rispetto a quella precedente ha migliorato esattamente la calzata, perché la Vapor 8 si adattava soprattutto a giocatori dalla calzata piuttosto stretta. Ora invece questa è stata allargata soprattutto nella zona dell'avampiede, mentre tende a restringersi un pochino nella zona mediale. Zona mediale dove è presente un inserto che aiuta a mantenere il piede stabile nei cambi di direzione, mentre a livello di intersuola c'è il sistema Filon che corre lungo tutta la calzata, e l'ormai collaudatissimo sistema ammortizzante Zoom Air, che invece è quello che consente di avere sia un certo comfort nel momento in cui si appoggia al terreno, sia una certa reattività quando poi bisogna staccare. Per quanto riguarda invece il discorso della suola, la suola ha un disegno del battistrada a spina di pesce che si adatta un po' a tutte le superfici, quindi compresa anche quella terra battuta. Ci sono inserite delle scanalature che servono queste a dare una maggior trazione, quindi a prendere di più il terreno, fatto che piace soprattutto quando si gioca sulla terra battuta e si tende a scivolare. The main inspiration is to give Roger an advantage on the tennis court by creating a lighter weight, more breathable, comfortable tennis shoe that still gives him the proper support and traction that he needs. I had the idea to come up with having the comfort level of a running shoe, but then it needing to be a tennis shoe low to the ground. And then, you know, we kind of got into a brainstorming session, sort of what could work. I brought my iPad and all my sketches were on that, so he got to see them on a screen. And I was like, okay, that's interesting, you know, like, tell me your ideas behind it. Well, he can try out a shoe, really look at design from a performance perspective, but also from a style perspective, and tell us pretty quickly whether or not it's going to work or if it just needs a minor tweak. And that's really important. What strikes me the first is the design, because that's the first thing you see. Every time it's going to have a different color wave, it's going to look completely different. The shoe looks the way it does because of the way it's designed for performance. They've been able to find ways to actually bring weight down, but keep sort of the stability, because I think that's crucial. We can make a shoe fit a lot better through a design feature called Dynamic Fit. I feel I need a little bit of feeling and room within the shoe to move it, but around the front foot it needs to feel tight. And that's what it does. It was a dynamic fit. There are these individual fingers here. There is kind of an interior layer, and they work together like a pulley system, and it moves back and forth to fit any particular kind of shape. It has a mesh vamp and mesh quarter panels and a mesh tongue. When you put together a really lightweight product, you also have to make sure that there's a certain degree of stability. The support it had on the sides for the lateral movement was crucial, and that's sort of the shoe that can take all the wear and tear on the tennis court. So we've reinforced that bottom edge of the upper, you know, with this TPU frame right here. It also prevents shoes from kind of rolling over under pressure. It's brand new and it's so well thought through, so I think there's key components that make the shoe the best right now in the business, I think. The Zoom Vapor 9 is the culmination of a lot of hard work and a lot of teamwork between Roger Federer and our folks here at Nike. The shoe is the future of tennis for Nike.